Buongiorno a tutti, oggi vorrei riflettere sull'esperienza del silenzio di Dio proprio nel tempo dell'avvento. C'è lo spazio per il silenzio, cioè per poter approfondire il significato dell'attesa alla nascita del Signore, specialmente in questi tempi del coronavirus Covid-19. Sempre colpisce il silenzio dell'uomo, ma ancora di più colpisce il silenzio di Dio. Il primo può avere a che fare con problematiche personali, l'altro resta sempre un mistero. Se Dio tace significa che l'uomo deve riflettere su quel che gli è stato detto in precedenza. Dio non tace per sempre, ma agisce in modo non sempre immediatamente comodo per l'uomo. Nella storia del popolo eletto ci sono stati periodi di, del silenzio, il che ha un significato ora di pazienza, ora di rimprovero. Adesso faccio un breve riferimento retrospettivo al tempo del Pio Re Giosia, che ha regnato all'inizio del VII secolo a.C. E dopo la sua morte i nuovi governanti si dimostrarono indegni di questa chiamata e portarono i popoli fuori strada. La richiesta di pentimento e di riforma venne trascurata dalla maggior parte degli abitanti del paese. La situazione di crisi richiese uno sforzo di vasta portata. E Geremia che esercitò in quel periodo il suo ministero profetico, ricordò al popolo eletto la sua storia a partire dalla liberazione dalla schiavitù d'Egitto e dalle alleanze che Dio aveva stretto con gli Israeliti. E ascoltiamo adesso le vibranti parole del profeta Geremia 7,23 fino a 24. Cito le sue, sue parole. Ascoltate la mia voce, allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. E camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio, anzi predettero secondo l'ostinazione del loro cuore malvagio, e invece di voltarmi la faccia mi hanno voltato le spelle. Le spalle. La fine della citazione. Chi ascoltò accuratamente il discorso di Geremia, comprese che questo era il riferimento al tempi di Eli, il sommo sacerdote, ultimo giudice di Israele, quando i Filistei sconfissero gli Israeliti e presero l'arca dell'alleanza. Il primo libro di Samuele 3.1. In una frase molto sintetica, ma molto bella, molto espressiva, esprime la situazione religiosa di quei tempi. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. Questa frase rimanda alla decadenza spirituale della casa di Eli, già condannato dall'uomo di Dio. Prima Samuele 2 27 fino a 36. Il periodo di Confi e Pincas, i due figli di Eli, fu infatti un tempo di corruzione e di malcostume. Il loro peccato consisteva nella mancanza di rispetto per le sacre azioni liturgiche che essi officiavano come sacerdoti e nel calpestare, calpestare i doni portati a Dio. La mancanza di rispetto era una manifestazione esteriore della mancanza di amore e di reverenza nei confronti di Dio. Il loro comportamento, i loro peccati legati all'offerta di sacrifici erano rivolti contro Dio e non potevano trovare alcuna giustificazione. La punizione che li colpì consiste nella rimozione dal sacerdozio. Il sacerdozio fu levato alla famiglia di Eli e venne dato alla famiglia di Sadoc, prima Samuele 2,35, che l'esercitò per oltre cinque secoli, a partire dai tempi di Salomone. Anche in modo sapienziale, rappresentato dal libro di Giobbe, si interroga sul significato del silenzio di Dio nel contesto del dolore innocente. Il libro di Giobbe è una riflessione sul mistero della sofferenza che colpisce il giusto innocente. In quel dramma, la risposta degli amici che vorrebbero consolarlo, spingendolo a riconoscere una colpa in esistenza, non regge. A Giobbe che continua a protestare, Dio appare lontano. Egli non si è sentito difeso nella sventura sostenuto di fronte ad accuse infamanti persino da parte delle persone a lui più vicine soltanto alla fine il Signore li apparirà ma neanche allora risponderà alle sue domande e Giobbe si troverà infine solo di fronte al mistero che in positivo lo supera giunto al fondo della sventura Condannato anche da chi era andato per confortarlo, Giobbe resta solo davanti a Dio, lui un esserino e fragile, polvere e cenere, di fronte al mistero divino. Giobbe non ottiene spiegazioni sul mistero della sua malattia, non gli è neanche consentito di interpretare la sua sofferenza come una punizione, ma riesce comunque ad elevare i suoi occhi verso Dio. Le ultime parole di Giobbe lasciano in realtà perplessi. Siamo alla fine del libro di Giobbe, Giobbe 42.5. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Giobbe, pur nell'immensità del dramma che ha sconvolto la sua vita, percepisce che Dio tiene le guide della sua esistenza. È proprio quello che noi in questi giorni dobbiamo essere in grado di comunicare a quanti sono travolti da dolore o colpiti dalla perdita di una cara persona o anche solo smariti di fronte a eventi cui non eravamo preparati. Davanti al mistero del dolore e della morte servono a poco le ragioni suggerite dalla ragione e non è di conforto neanche il pensare che ciascuno è corresponsabile, almeno in parte, del proprio destino. Nell'Antico Testamento la storia veniva interpretata sulla base della dottrina della retribuzione. Gli eventi naturali, le catastrofi e le guerre, come ogni altro avvenimento avverso, venivano attribuiti alla volontà punitiva di Dio e il popolo doveva ricercare nella propria vita e in quella della propria famiglia la ragione della sventura. Ne era una chiave interpretativa che a noi sembra superficiale, ma che consentiva agli israeliti di dare ordine all'esistenza riconoscendo precise responsabilità. In questa prospettiva, le prove dell'esodo, le sconfitte di guerra, la distruzione di Gerusalemme e la perdita della terra si potevano intendere come la manifestazione della giustizia di Dio. Questo modo di pensare non convince l'uomo di oggi, poiché contrasta con l'immagine di un Dio misericordioso e paziente. Ora è il momento di chiederci se le sofferenze che dobbiamo affrontare non abbiano anche un significato di purificazione, non rientrino, per così dire, nella pedagogia di Dio. Il silenzio di Dio nelle diverse situazioni della vita era certamente misterioso, ma molto eloquente. Il silenzio che parlava, possiamo dire. Dinanzi ad esso Israele si sentì profondamente colpito e si impegnò a ritornare a Dio la condizione sine qua non per accogliere la volontà di Dio e il desiderio di ascoltarlo. Non possiamo guardare all'azione di Dio in modo frettoloso. Dio che noi conosciamo in Gesù Cristo non rimuove dalla nostra vita, come con un bacchetta magica, la sofferenza, la malattia, la morte, ma entra in queste esperienze dolorose. E ci resta accanto nel momento della prova. L'azione di Dio non si può ridurre a quella di un farmaco per eliminare magicamente la pandemia. Dio resta però negli ammalati, nei moribondi, nei medici, nei volontari. Continua a restare in ciascuno di noi, poiché in ciascuno di noi si rivela come amore, ed il resta in noi e con noi quando noi ci accostiamo agli altri nel momento del bisogno. Dio dà a tempi diversi dai tempi dell'uomo, e così nei tempi di Dio il giusto riceverà la ricompensa per la sua giustizia, e l'empio comprenderà il peso dei suoi errori e dei suoi peccati. Chi crede e confida in lui sa che la morte non ha l'ultima parola, perché con la morte la vita non ci viene tolta, ma trasformata. E così possiamo dire che questo tempo del silenzio è il tempo della riflessione, specialmente nel tempo del Davento e nel tempo del coronavirus. Cerchiamo di approfondire il silenzio di Dio, il silenzio di Dio che parla, che si rivolge a noi, che ci porta alla soluzione, la pace e il conforto. Grazie.